gets on his way. Nearly sunrise, time to wake yourselves up, sleepy Ganga. Mosey on to the town, making travels. You're gonna go down like a bubble star. Spring is in the air, he's always there when there's a job to be done. Likes to have his fun, don't take much, really too exciting. Spring is in the air, he doesn't care about the OCA. No clowns like a bolt, made from lightning to end the showdown. His innocent smile, friendly, docile. Take a look at his thing, don't stop running. Spring is in the air, he's always there when there's a job to be done. Likes to have his fun, don't take much, really too exciting. When spring is in the air, he doesn't care about the old sea. And no cloud is like a boat, make the lightning to end the showdown. Mi dici? Avere seduto accanto uno come te dà una gran sicurezza. Ci puoi giurare. Io stritolo tutto quello che mi capita sotto. Ma che sta succedendo? Ho rotto tutto col sedere, ho rotto tutto. Buttalo giù! È una parola, pesa un quintale! Cretino, il fucile! Butta giù il fucile! E adesso dammi la lettera per lo sceriffo di Cartney. Quale lettera? Non gliela posso dare, è una cosa delicata! Zitto! E ricordati che tu non hai visto niente. Se parli, sei morto. E questo vale anche per te. Oh, io me ne frego. Io mi faccio gli affari miei. Buttalo giù. Niente paura. Voglio soltanto la lettera per lo sceriffo di Cartney. Scusi tanto se è un po' aperta. Ricordatevi che voi non avete visto niente. Se fiatate siete uomini morti. Sì, sì, ce l'hanno già detto. Buscar la lettera, signor! Anda! 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 Aspero! Ah,
fucile l'ho buttato ed ecco la lettera. Un momento. Adesso mi sono stufato. Senti un po', tu. Diga, signor. Io ti rompo! Mi manda il capatazzo, il tornado! Adesso dal tuo tornado ci ritorni, rompi palle! Tu e il tuo capatazzo! No! De mierda, amigo. Tanto la guerra la vinceranno i sudisti, glielo dico io che in questa cosa ci indovino sempre. Oh, io sa, non mi intendo molto di politica. Io so solo che non vedo l'ora di arrivare a Cartone. Ho 24 bambini che mi aspettano. 24? Che Dio ti conservi la salute, figliuola. Ma sono i miei scolari, io sono la maestra della scuola di Cartone. Ah? No, smetta di piangere. Non ho in fondo un senso di sicurezza. No, è per le cipolle. Oh, me le tenga lei, reverendo. Ci farò colazione domani mattina. Perché non è rimasto su a cassetta? Oh, sparacchiavano troppo là fuori. Io però mi sentivo più sicura con lei di guardia. Con tutti questi banditi in giro. Ma che cosa stanno cercando? È l'oro del generale Brisco. Beh, se fai quella faccia, Billy, non te lo posso affidare. Che faccia faccio? Beh, a parte l'espressione da ubriaco che ormai ti è abituale, la faccia che avevi prima di metterti in pensione, quando facevi il bandito e per un po' d'oro eri pronto a qualunque porcheria. Sceriffo, io sono per il Sud. E quando dico che consegnerò quest'oro nelle mani del generale Briscott, glielo consegnerò. Io sono per il Sud. D'accordo, Billy. La missione è tua. Oh, trovati un compagno valido, è un lavoro che non puoi fare da solo. Tutto sistemato. Bravo. E chi hai scelto? Mio sceriffo. Jesse. Ma sei lontano mille miglia. 6 giorni fa era lontano mille miglia, ma sta correndo qui per dare una mano al suo vecchio padre. Mi auguro che sia l'uomo giusto. Jesse è mio figlio. Quest'oro è sicuro lì dentro. Sarà più sicuro quando l'avrai portato a Briscott. Per questa missione dovrei tornare ad essere quello di una volta. Il terrore del West. Non sarà facile, Billy. Quest'oro fa gola a molti. Cercato, vivo o morto, Billy Bronson. E ti ricordi cosa diceva la gente? Passa Billy lo sparviero, allargate il cimitero. Quando cavalcavo nel Far West e mi ubriacavo nei saloon, ecco la camicia della festa, con la Fidacol nella cintura, non avevo mai paura. Hai sentito che rima, Pedro? Mi chiamavano il rimaiolo dell'Ovest. Guarda qua, oh. Neanche un buco. E io invece di buchi ne ho fatti parecchi. Ma, ecco il mio glorioso cappello. Mi sta sempre bene. Sì. Tu ne sai qualcosa, amica mia, dei buchi che abbiamo fatto, Mi chiamavano il più grande bucaiolo dell'Ohio. Tutti dovranno tremare soltanto a sentirlo questo nome, come una volta. Oh, ma che fai? Adesso ti metti a contestare? Quando cavalcavo nel Far West e mi ubriacavo nei saloon. Ehi, guardate il vecchio Billy. Ha ripreso la pistola. Ma non era in pensione. È nato nel Montana, vero? Come si è ridotto? Non è più molto in carne. Ma è sempre carne montana. Fu lui che vinse il famoso Ringo. Nel saloon di Tarongo. Lo prese e lo scaraventò nel fango. E in tutto il West lo mandò Ramingo. Ringo. Gioca, gioca. Ciccio, preparami una doppia birra con whisky. Doppia birra con whisky? Ma che razza di intruglio è? Nel Nebraska ci mettono anche il latte. Ehi, guarda come gli trema la mano. Hai ragione, Johnny, c'è il ballo di San Vito. Come farebbe se dovesse estrarre la pistola? Non ci riuscirebbe, si sparerebbe in una chiappa.
ciò, me la vuoi dare questa birra col whisky? Mi sa che è diventato matto. Non ci provare, vecchio. Calma, Billy. Ho spezzato solamente il canello della pipa perché non tirava bene. E non chiamarmi vecchio, che ho 20 anni in meno di te. Quella lettera non diceva niente, ragazzi. Bisognerà aspettare che lo sceriffo faccia il primo passo. Sta buono, braccio lungo. Apro. $100. Li devo. Niente devo. Usa i soldi subito. Allora passo. Quante carte? Bevi, vecchio. Ho detto bevi. Billy Bronson non beve con gli sconosciuti. La tua birra, Billy. E così tu saresti l'ex famoso Billy Bronson, eh? Già. Ma avevano detto che eri morto. Si sono sbagliati di poco. Non mi parleresti così se io avessi qualche anno di meno. Chi cavolo credi di essere? Un momento, Marty! Io sono Barty Joe. Io gli avrei fatto cadere anche le mutande. E io faccio lo spogliarello. Vedrete quando arriverà Jesse. Chi? Mi farà cadere anche la testa, bastardi! E chi sarebbe questo fenomeno? Mio figlio, Jesse Bronson. Lo chiamano la locomotiva dell'Oregon. A mani d'acciaio. Braccia di bronzo. Voi il whisky lo bevete? Mio figlio invece col whisky ci si fa il bidet. Ho un solo hobby, l'obitorio. Ehi, amico, arriva il bidet dell'Oregon. Ragazzi, il vecchio non fa paura. È il figlio che sta per arrivare che è da tenere d'occhio. Vieni, prendi i bagagli della signorina. Vieni, Doc, ti portiamo a casa. Che puzza lì dentro. Doveva esserci qualche ubriaco, che schifo. Prego, mi scusi. Grazie. Figlio, figlio mio! Qua, fra le braccia di tuo padre! Lei non può essere mio padre, per il semplice motivo che mio padre è morto. Ma che è morto del cavolo? Sì, sì. Gli hanno sparato gli indiani quando ero piccolo. Me li sogno ancora la notte. Ah, sì, ma non mi hanno mai beccato. Io sono vivo, figlio! Salve, papi! 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 È arrivata la locomotiva dell'Oregon! Quello con le mani di acciaio e le braccia di bronzo! Attenti, che se piove si arrugginisce! E tu chi sei? Sono tuo figlio, Gerusalem! Non è mio figlio, imbecilli! Mio figlio si chiama Jesse! Ma hanno cambiato nome al convento! Al convento! Era un chierichetto puttane! Va bene, allora dimmi come si chiamava tua madre! Che domande? Mary Bronson. Guarda che... Ma cos'è questo interrogatorio? Mi dicono che questa appartiene a lei. Deliziosa, non è vero? Una cosa di Parigi. È lì che si faceva il bidet col whisky. Salute, amici. Io sono Bronson Junior.
Andiamo! Non valgono niente, le sanno fare solo con la bocca. Sceriffo, ho una lettera riservata per voi. L'abbiamo letta in tanti, ma non si capisce un tubo. C'è scritto soltanto che il generale Briscott aspetta due casse di fagioli. È una precauzione, cretino. Si tratta di un messaggio cifrato. Hai sentito, fagioli cifrati? A che diavolo servono? È così. Adesso tutto mi diventa più difficile. Lo so, è tutta colpa mia. L'ho tenuto nascosto per 20 anni in un convento. E un convento non è il posto ideale per tirare su un duro. Ma quello mi arriva tutto profumato, con le unghie pulite, passa il tempo a fare il bucato. Levati la camicia che te la lavo, papi. Hai sentito, Pedro? Gli avevo anche dato un nome da bandito. Jesse da Chier. Jesse. E lui con che nome mi ritorna? Gerusalem. Porca miseria, questo non me lo doveva fare. Allora, papi, questa camicia... E la vuoi piantare di chiamarmi papi? Papi, papi, papi. Che sei, arrabbiato? E non lavare i panni. E non pulire per terra. E non lavare i piatti. E piantala di mettermi i fiorellini sul tavolo, di cucinarmi i pranzetti. E levati quel grembiulino a quadretti, porca! Chi non si bestemmia, senti, eh? Senti, questa è casa mia, ci faccio quello che voglio e ci parlo come voglio, chiaro? Allora perché mi hai fatto venire via dal convento? Ti ho chiamato perché avevo bisogno di un uomo. E io sono un uomo. Quando dico un uomo, io intendo uno coi... Papi, qui non si dicono parolacce. Coglioni non è una parolaccia, come il tuo papi. Papi è un vezzeggiativo, non è mica una parolaccia. Anche tu che sei un duro hai bisogno di un po' d'affetto. Perché non l'ammetti? Stammi a sentire, figliolo. Tu devi imparare ad usare le mani, ma non per fare il bucato, lo vuoi capire? C'è una cosa più veloce della pistola, l'intelligenza. Uso quella. Dove te la sbatti l'intelligenza quando ti ritrovi una 38 puntata in mezzo agli occhi? Ammazza più l'intelligenza che una 38. Forse era meglio che io ti avessi lasciato rapire dai morti, per così non avrei dovuto nasconderti da quelle benedette monache. Oh, porca vacca, se volevo ripulire casa non mandavo a chiamare te, facevo venire una di quelle donnine del saloon, almeno dopo me la sbattevo un po'. Dove me la sarei sbattuta non lo so, ma quando hai fatto ordine io non riesco a trovare più niente. Salve, sceriffo. Ehi, Billy, domenica ti ho visto in chiesa con tuo figlio, bravo. Lasciami perdere. Vuoi un consiglio? Non te la prendere. Infischiatene della gente. È una parola, mi sono proprio rotto. Ma t'hanno mai chiamato papi a te? Quasi quasi rinuncio. Sai che ti dico, Billy? Jesse va bene com'è. Vuoi scherzare? No, Billy, con un figlio così è un po' froce. Un po' che? Un po' checca, appunto. Sì, insomma, un po' delicato. Ha un aspetto così inoffensivo. Beh, io dico che nessuno sospetterà mai che proprio voi due porterete a Briscott il suo oro. Già, hai ragione. Non è che lo sospetto, anzi, lo so di sicuro. Lo sceriffo Jones affiderà il carico d'oro al vecchio Billy e a quella mammoletta di suo figlio. Oh, eccolo. Zitti, non cerchiamoci rogne. E quest'altro che ci fa? Mi sono informato, è un commerciante grosso e fisso. Andiamo a fare quattro chiacchiere con Billy. Ehi, salve. Salve. Se ci tieni alla pelle, non entrare lì dentro. Hanno tentato di farti fuori con una colpa. No, 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 peggio, con un rasoio arrugginito. Mi avevi spaventato. Devo farmi profumato. Una donna? La maestrina che era con noi sulla diligenza è con me nell'hotel. È molto bella. Mi piace proprio un sacco. Ah, e tu le piaci? Beh, oggi ci provo, l'ho invitata a pranzo. Ma sai come devi comportarti? Hai il tatto necessario? Certo, cerco di tastarla. E intanto le tolgo il vestito. Perché? Non ci siamo, qui ti ci vuole un amico. Potrei essere io. Ti posso preparare il terreno. Davvero faresti questo per me? Ma sì. Grazie. È stato un pranzetto delizioso. Beh, senz'altro era migliore del pane e ecco cipolle che sì. Lei ha continuato a mangiare durante tutto il viaggio. Non è d'accordo anche lei, Jesse? Ah, certo. Ho sentito che prima di questa sciagurata guerra la gente veniva fin qui per Boston per mangiare le bisticche di carne. E se non mi sbaglio, Bobo, questa è già la terza. Sì. Zucchero? Ah, grazie. Ehi, lascia fare. Lei è fidanzata, Miss Connie? Vede,
Finora non ho avuto il tempo di pensare a queste cose. Sempre occupata con la scuola, i ragazzi. Sono proprio contento, ma io sono solo. E quando gli indiani attaccarono la dirigenza con le frecce avvelenate... Non vorrei mica ancora raccontarmi la storia degli indiani. Miss Connie deve averli imparata a memoria. Ma io volevo soltanto... Tu hai viaggiato col figlio di Billy Bronze, vero? Sai che cosa dice la gente di lui? Secondo te che tipo è? È salito alla fermata del convento di St. Louis e indovina chi lo accompagnava. Certi pezzi di monaca. Le suorine dettero una festa deliziosa per me. Deliziosa quanto lei. Anzi, per la verità, lei ha fatto colpo su una persona, lo sa? Veramente? Sì, sì. E su chi? Un simpaticissimo giovane. Aitante. Sì. Sano. Intelligente. No. Che le sta seduto accanto. Ma Jesse, questa è una dichiarazione d'amore. Ehi, un momento! Il conto è per il signore del piano di sotto. Beh, si è fatto tardi, devo tornare a casa a prepararmi per il viaggio. E sarà un viaggio molto lungo? Beh, non lo so, mio padre non mi ha detto niente. Io eseguo solo gli ordini. Ah, questi riporta a lui, ha un animo così sensibile. Spero di rivederla presto. Vogliamo farci un'altra bistecca, signorina? Che ne dice? Avremo altre occasioni per stare insieme. Lei, Bobo, è un uomo che mi interessa molto. Davvero? Mark, questo vecchio non si lascia convincere. Ora gli do una svitata alla testa. Ehi, sta arrivando qualcuno. Ehi, papi, guarda che bei fiori ho portato. Oh, scusatemi, disturbo per caso? Sì, disturbi. Papi, cos'è successo? Ho detto che disturbi. Hai urtato contro uno spigolo? Certo, ha urtato contro questo spigolo. Non lo capisco questo genere di spirito. Lui capisce solo lo Spirito Santo. Lascia stare il ragazzo, capo, non cerchiamo rogne. Scusate, ma io sono nuovo dell'ambiente, di queste cose non me ne intendo. Jesse, mi stanno ricattando. Oh, andiamo, papi, stai esagerando, come al solito. Che ricatto, si tratta di una proposta onesta. Onesta, sì, e generosa. E potrei... anch'io? Tu non c'entri, sta zitto! Sta buono, papi, allora sentiamo. Lo sceriffo vuole affidare a tuo padre una barcata d'oro da portare a Fort Edwards per il comando sudista. Per cui, ecco la proposta. Voi partite, noi vi assaliamo, prendiamo l'oro, vi leghiamo e vi imbavagliamo. Tanto per salvare la faccia con lo sceriffo. E poi vi diamo un piccolo regalo per il lavoro che avete fatto. Non mi sembra una cattiva offerta. Ma lo capisci o no che questi vogliono fotterci? Devo credergli, signore? No, no, tu devi credere solo a me. Mi sembrano delle brave persone, papà. Brave persone? Ma questa è una banda di farabutti! Se dici un'altra parola ti do un calcio dove dico io. Lurido bastardo per parte di padre, figlio di puttana per parte di madre, salvando sempre la nonna che è sacra. Hai visto, coglione? Le monache ti hanno istruito bene, Jesse. Li hai sistemati tutti. Non ancora, papi. Mi danno fastidio quei lamenti. E tappagli la bocca. Sei grande. Jesse, sono fiero di te. Ma mi spieghi perché le suore ti chiamavano Gerusalemme? Beh, dovevano farlo. Si è fatto un gran disordine. Ho paura che si sia rotto anche qualcosa. Sì. Io vado a farmi un bel bagno. Ma come, di giorno feriale? Hai sentito? Fai il bagno. Che figliolo che ho fatto, eh? Addio, sceriffo! Buona fortuna. La faranno? Non lo so. Quell'oro vorrebbero fregarselo in parecchi. Ma lo avrà soltanto il generale Briscott. Ma perché fingeva di essere un damerino? Perché è maledettamente furbo. Andiamo. Ma
Andiamo da quella parte. Ma Port Edwards è da quell'altra. Esatto, appunto. Noi ci dirigiamo adesso verso Sonora. Poi puntiamo a sud, fino a Old River. Poi giriamo a ovest, così arriviamo a Fort Edwards da nord. Così preghiamo tutti. Ehi, ma lo sai che hai una gran testa? Dovevi fare il generale. Ma perché ti chiamavano Gerusalemme? Perché quelle care suorine... Ah, sì, sì. Ehi, pa, pianta. Mm? Ti fa male fumare. Puoi anche morire. Oh. Ecco. Tieni. Cos'è? Una caramella. Preferisco morire. Come vuoi. Non trovo le chiavi delle cassette. Giuro che ce le avevo. Te le ho prese io. Ecco. Non t'arrabbiare. E sì che m'arrabbio invece, se tiriamo a fregarci anche tra noi. Ma non è questo, pa. Vedi, se tu dovessi scegliere tra due persone, uno furbo e l'altro no, a chi le daresti da tenere le chiavi? A quello furbo. E perciò le ho tenute io. Oh, figlio, un po' di rispetto per tuo padre. Fratelli Mortimer erano due belve umane che ci odiavano. Non avevo via di uscita. Avevano giurato vendetta, volevano rapirti. E così ti ho dovuto spedire al convento. Per salvarti. Com'è morta la mamma? Beh, una sera era sola. Io ero al saloon, da Molly Chiappadoro. Tua madre sentì dei rumori e pensò che quei bastardi dei Mortimer fossero nascosti nel fienile. Lei era molto impicciona, però anche coraggiosa. E così prese un lume e andò nel fienile a vedere se c'erano. Beh, c'erano. Vivala! Alto là! Ah. È la caffettiera che ti hanno dato le monache. Chissà che ha da fischiare. Devo confessarti una cosa, pa. Sì? Sono innamorato. Di una donna? No. Jessie! Di un angelo. È bellissima, perfetta. La donna perfetta è quella che non vede i difetti del suo uomo. Ma anch'io sono perfetto come uomo. Fermo, pa. Continua a bere il caffè e non ti muovere. Che succede? Ci siamo. Dove? Nei guai. Quali guai? Come quali? Puoi pure sceglierteli. C'è una pistola puntata contro di noi. Gli faccio la mossa della trottola e lo faccio secco. Lascia. Come ti muovi ci fulmina. Sulle mani, voi due! Sulle mani, ho detto! E le tazze dove le mettiamo? Beh, le tazze... le tazze puoi metterle... se c'è il caffè da me, ci penso io. Però voi due mani in alto. Ecco qua. Era questa la mossa che funziona sempre? Beh, quasi sempre. Sulle mani, ho detto. Ciao, Bobo. Ciao, Jesse. Lo conosci? Certo, è Bobo Bisonte. E come mi hai riconosciuto, eh? Un'intuizione. Credo proprio che Bobo voglia loro. Hai indovinato un'altra volta. Le cassette sono là. Serviti. Un momento, Jesse, e come ci mettiamo col generale Briscoe? Bene. Sono proprio contento di non dovervi ammazzare. Questo lo dici tu. E invece sarai costretto ad ucciderci. Vedi, per legare le cassette ti serviranno tutte e due le mani. E se lasci la pistola anche per un attimo ti faccio secco. Oppure potresti ordinare a me di caricartele sul cavallo. Ma poi quando te ne vai ti daremo la caccia. E prima o poi ti ammazzeremo come un cane. Ma, porca la vacca, mi vuoi dire come devo fare per fregarti quest'oro? Non hai scelta. E allora vi ammazzo. Bene, toglimi pure la vita. Questa vita che è così quando si è giovani. Pazienza per lui, magari. Pazienza un accidente, l'animaccia tua. Promettimi però una cosa. Se tornerai a Cartney, vada con me. Dille che il mio ultimo pensiero è stato per lei. E dalle un bacio. D'accordo, fratello. Glielo porterò, questo bacio. Gli indiani.
Gli indiani! Gli indiani! Gli indiani! Gli indiani! Gli indiani? Ma no, è una sua idea fissa. Ma lo lasciamo andare via così? Non vorrei mica che l'ammazzi, povero diavolo. Sai, per essere uno che è cresciuto in un convento, non te la cavi niente male. Necessità fa virtù, papi. Sì, hai ragione. Ma perché ti chiamavano Gerusalemme? Eh? Cretino deficiente! Idiota! Sei un imbecille! Sei un socio grosso, ma il cervello ce l'hai piccolo. Dovevi andare a prendere l'oro, sì o no? E invece ho preso delle gran padellate in testa. Io resisto a tutto, ma alle padellate in testa no. Non cercare delle scuse. Senti, quel Jesse mi ha detto che è innamorato di te e che devo darti un bacio da parte sua. Io voglio soltanto l'oro. Aspetta, possiamo precederli a Fort Edwards. E quando quelli arrivano per consegnarlo, allora noi ce lo becchiamo. Che imbecille! E tu credi che quei due consegneranno l'oro al generale? Ma allora quel vecchio rimbambito di Briscoe... Non ti azzardare a chiamarlo rimbambito. Ma che ti frega di lui? Tu sei una banditessa. Sì, dei confederati. Ma che fai? Mi lasci solo? E mi freghi pure il cavallo? Connie! Connie, aspetta! Ma il cavallo no, non è neanche mio! Connie! Vieni qui! Torna indietro! Guarda chi c'è! Salve, Bobo! Avevi ragione a dire che sarebbe tornato. Che testa che hai, Jesse! Andiamo, non aver paura! Tu però lascia la padella. Vai sempre in giro senza cavallo? Me lo fregano sempre! E va bene, puoi venire con noi. Venire un cavolo, è un bandito quello. È un principiante, non è vero, Bobo? Certo! In compenso è molto forte. D'accordo, ci aiuterai a scortare l'oro fino a Fort Edwards. E divideremo i 5.000 dollari del premio. Intesi, Bobo? Indiani. Ah, no, ancora. Calma, Bobo, non ci sono indiani. Ci sono. Sono Comanci. Tagliamo la corda. No, non c'è da preoccuparsi. C'è un proverbio indiano che dice: se la pelle rossa guai non vuoi, uomo bianco fatti cacchi tuoi. Io però ne conosco un altro di proverbio indiano. Al pelli rossa non far sapere quanto sono buoni gli scalpi con le pere. Allora via, porca vacca! Ha un unico inconveniente l'oro. Pesa troppo. L'oro. Speriamo che riesca a combinarci qualcosa con tutto quest'oro, il vecchio Briscoe. Ho saputo che è un po' uscito il cervello da quando un indiano lo scotennò. Adesso è costretto a portare la parrucca. Bobo, che ti prende? Perché ti fermi? Devo fare la pupù. Andiamo, non farci perdere tempo. Il parruccone ci aspetta. Va, sbrigati. Che ci vuoi fare? Lui ha i suoi orari. Scusa, Jesse, ma in queste cose non c'è niente da fare. Quando viene quell'ora... Anche Pedro ha lo stesso orario. Ehi, pa, guarda, due croci. Che siano marito e moglie, una tomba matrimoniale. Non è la prima che vedo nel West. Una volta ne vedi una per famiglia con dei tombini per i figli. Qui giace Vance ucciso da Tony. Qui giace Tony ucciso da Vance. Chissà chi è morto prima. Ehi! Lascialo andare. Ma... non andrà lontano. Ma quel fetentone si sta portando via tutto l'oro. Sono cadute le cassette. Ah, questo è un bel culo, eh? No. Questo sono io. Eh? Avevo sganciato il sottopancia. Sbrigati a scavarti la... Voglio seppellirti prima di sera quando escono i coyotes. Non vorrei che il tuo corpo fosse divorato da un paio di coyotes. Volevo solo fare uno scherzo. Non sai scherzare. Ti voglio seppellire in piedi. Di un po', quanto sei alto? Ben più di 2 metri. Bravo fesso, e allora scava ancora 2 metri.
voglio essere graziato. Vi giuro che non lo farò mai più. Mi dispiace, Bobo. Di una preghiera e io dirò amen con la mia pistola. Mademoiselle, che cosa vi è successo? Oh, credo di aver perso i sensi. Il mio cavallo si è impennato alla vista di un serpente. Vi è andata bene, Cherie. Non vorrei che mi andasse male adesso. Le donne mi trovano interessante. Attento, bello. Non interesseresti più nessuno. Con quattro buchi in mezzo alla pancia. Bon, au revoir. Ma avete perduto un'ottima occasione. Forse un buon amico e due casse d'oro. State parlando dell'oro del generale Briscott? Esatto. Non ce la farete. Ho dei potenti alleati. Che vorranno la loro fetta. Vi sbagliate. L'oro sarà tutto per me. Diciamo per noi due. Bene, questo si chiama ragionare. Cominciate a diventarmi simpatica. C'è solo Bobo, quella specie di toro, che ci può dare un po' di fastidio. Oh, chissà che fine ha fatto quello. Avrò fatto scavare la fossa come minimo un centinaio di sporche carogne in vita mia. Ho seminato croci lungo tutte le piste. Le suore dicevano sempre, un buon cristiano seppellisce i suoi morti. Io ho risparmiato uno sporco traditore come lui. Per me Jesse è un fratello e lei un padre. Sì, e Pedro è tuo zio. D'accordo, è mio zio. Ma anche Pedro mi ha perdonato. Un cavallo ha più cuore di lei. Zio perdona, io no. Billy Bronson non ha pietà per i traditori. Bobo, che fai laggiù? Devo fare la fufu. Va bene, ma sbrigati. Ma quello si deve curare, mangia troppo. Va bene, mangerò troppo. Ma se mi scappa, mi scappa. E cosa volete mettermi, il contatore al sedere? Porca vacca. Sta tranquillo, pa, non ci riproverà. Mi puzza tanto che ci molla un'altra fregatura. Mani in alto! Oh, non dici a te, Pedro, non aver paura. Che suerte, amico! Se il tornado cercava l'oro a nord, io lo trovo a ovest. Ha ragione il tornado, l'oro si trova a nord. A chi? No esta nada. Ah, sai anche lo spagnolo, eh? Amico, il pampero sente odor d'oro! Sette tu! Che passa, signor? Mamma, è il toro che mi mata! Aiuto! Aiuto! Vai a raccogliere il pampero! Pampero, sei ricascato nella merda, ombre, come ti sientes? Sempre de merda, amigo. È stato certamente un tarantolone. Io resisto a tutto, ma al morso della tarantola no. La lingua ti doveva morsicare. Beh, cominciamo a prendere qualche precauzione. Ehi, di, ma che fai? Ai miei tempi faceva così per evitare brutte sorprese. Ecco, si tende una corda davanti al campo. E così, se a qualcuno viene la voglia di romperti le scatole, tu te ne accorgi subito perché quello inciampa e sbatte il grugno per terra. Ti voglio proporre una cosa, vecchio. Cosa? Freghiamoci l'oro e torniamo indietro. A 4 chilometri da qui c'è una strada ferrata che porta a St. Martin. Credi che Jesse sarebbe contento? E come no? Lo sai che a St. Martin c'è un saloon con le più belle mignotte di tutto il West? Mignotte. Tu pensi soltanto a mangiare, alle mignotte e a far la cacca. Ehi, va! Abbiamo ospiti a cena! Ma allora è vero che funziona! È un vecchio sistema di difesa che non fallisce mai.
Veramente geniale. Oh, ne conosco tanti altri. Sai, era giù al fiume col cavallo azzoppato. E allora gli ho offerto di passare la notte con noi. Va bene. Questa zona è pericolosa. Possiamo difenderci meglio se siamo in quattro. E il tornado e i suoi ci stavano dando la caccia. Ma ci sono anche indiani qui. Forse. Ma gli indiani non attaccano mai di notte. Beh, è meglio che mi consegni la pistola. Te la ridò domattina. Mon Dio, ma non si fida. Hai indovinato. Adesso esagera. Io non mi fido più di nessuno al mondo da quando Jack Mortimer mi sparò addosso dopo che l'avevo disarmato. Quel bastardo aveva nascosto una pistola tra le chiappe. Di guardia. Bobo, piantala di mangiare. Tocca a te. Io devo dormire con la testa a nord, altrimenti mi sogno gli indiani. Il panino me lo porta presso, però. Facendo la guardia un boccone si può mandare giù, no? Ciao, Connie. Ma cosa stai facendo? Sto facendo la guardia. Ma no. Ma come mai sei tornata? Non eri arrabbiata con me? Mi è passata. Non ci crederai, ma non ho fatto altro che pensare a te. Davvero? Fisicamente, Bobo. Ho scoperto che tu mi piaci moltissimo. Come socio magari sei una frana, ma come uomo sei... Sei... Cosa sono, Connie? Tu sei molto meglio di Jesse. Guarda che mano forte hai. Guarda. Guardo. Con te si può stare sicuri. Vieni. Sì. Fermiamoci qui. È un posto che mi ispira. Come vuoi, caro. È un posto così tranquillo, così deserto. C'è una pace. Sai cosa fanno un uomo e una donna quando si trovano soli in una notte tranquilla come questa? Che fanno? Avanti. Un uomo e una donna soli, eh? Beh, fanno. Non voglio che tu mi stringa forte tra le tue braccia. Fammi sentire la tua forza. Oh, Connie. Connie. Non qui, i tuoi compagni potrebbero svegliarsi. Ma no, ma no, qui va benissimo. No. Ormai sono lanciato. No, guarda, lì c'è un praticello con l'erbetta tenera, tenera. Ma noi non ci dobbiamo mica andare a pascolare. Vieni qui, Connie. Oh, Bobo, Connie, ti prego. Sei un leone. Sì, 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 sono un leone. E adesso ti mangio. Aio! E adesso ti mangio l'orecchio, E io ti gratto il collo. No, no, sì, no, 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 non ci si può mai fidare di lui. È come un bambino cresciuto troppo. Tribù dei Tiburtini avete fatto buon lavoro. Ora però Cervo Nero vo la ricompensa. D'accordo, Cervo Nero. Prendi tutto quello che vuoi. Io prendo solo quelle due cassette. Porca vacca! Gli indiani! Lo sapevo! Funzionato! Per incontrare quelli veri! Fai, stupido, ma tu non visto che ero io? Oh.
Rispondami! Senza paura, datemi sotto! Su! Più sono grossi e più sono fregnoni! Mia testa, le mie forcine. Sei neanche d'accordo con gli indiani, allora sei proprio un deficiente. Cervo Nero ha molto coraggio e niente cervello. Tu prigioniero, tu sconfitto, tu stronzo. Cervo Nero, sei un gran capo. Non abbassarti a discutere con un prigioniero. Sai cosa c'è in quelle cassette? Che c'è? Oro, molto oro. Viso pallido francese vuole ingannarti. E te, cervo nero, prendi grande fregatura. Certamente tuo cervello è piccolissimo. Tu devi credere a me. Le cassette contengono solo carte che mi interessano. Quell'uomo è un bugiardo, cervo nero. Ma se nelle cassette c'è sta l'oro, io te scodenno, lo sai. Ma cervo nero, devi credermi, te lo giuro. Voi bianchi giurare sempre. Cervo nero, se vuoi accertare personalmente. Dammi il rasoio, è nella tasca dei pantaloni. Ma ti sembra il momento questo di farti la barba? Presto, deficiente. Cervo nero continua a dimostrare molto coraggio, ma piccolo cervello. Se tu ripetere ancora che il cervello mio essere piccolo, tu fare a me girare coglioni. E allora io spaccare tua capoccia per vedere com'è grande cervello tuo. La chiave. Va bene, cervo nero, hai vinto, è nel mio taschino. Prendila. Oh, ma che fa? Portacci tua. Santo Akito! Dove scappi, mignottona? No, aiuto! Aiuto, cervo nero! No, tu fermo, viso pallido, non fare male, nuvola rossa, no! Nuvola rosa, eh? Tu fai male a me! Basta, io ho arrivato, io ho finito! Bobo, hai finito? Vado per uno!
C'ho ancora un indiano sciolto! Maledetti indiani luridi e schifosi! Vieni qui anche tu, cervo nero! Adesso ti stacco le corna, a te e ai tuoi tiburtini! Ehi, sbrigati, Bobo! Ehi, arrivo, eh! Aspettatemi! Aspettate! Oh! Fernan, ce l'hai fatta! L'hai impacchettati, eh? Bel colpo! Scusa tanto se ti ho svegliato, ma ti volevo informare che la nostra società ha chiuso i battenti. Vieni a mangiare, Jesse, hai finito di lavarti? Puzzare di pulito è da femminuccia. Tu sta zitto, scimmione, il mio Jesse va forte. Lui va forte con la padella, ma con la pistola... Era solo per chiarire un po' le idee. Aiuto! Aiuto! Non sparate! Non sparate! Mi avete spaventato il cavallo! Sono qui! Qui! Datemi una mano! Devo essermi rotto qualcosa! Non mi trovo più una gamba! Ma voi, padre, non eravate sulla diligenza per Cartley? Sì, ma adesso c'è bisogno di me a Fort Edwards. Molti ragazzi combattono e muoiono senza i conforti religiosi. Perché con te muoiono facendosi un sacco di risate. Non si deve scherzare su certi argomenti. Ah, dai. Aiutatemi, vi prego, fratelli. Su, andiamo. La mia Bibbia, la mia Bibbia. Eccola, padre. Grazie, siete stati buoni con me. Non è stato difficile aggiustarvi. Se andate a Fort Edwards, posso venire con voi. Se doveste essere feriti o morire, io vi assisterei. Mi sa che questo porta Iella. Sarà meglio fermarci un po'. Quella povera bestia mi sembra stanca. No, sei tu che ti fermi. Oh, ma che fai? Bobo, tiralo giù da cavallo. Ma che stai dicendo? Perché vuoi tirarlo giù da cavallo? Giù! Va buono, buono! Oh, guarda lì, è un prete da guerra! Hai visto? Non bestemmiare, pa, quello non è un vero prete. Eh? E come hai fatto a capire che non è un vero prete? Bobo, tirami la Bibbia. Pesava un po' troppo per essere solo una Bibbia. Figlio mio, quello non sarà un prete, ma certo che tu sei un diavolo. Si vede proprio che eri il diavolo in convento. Sei? Sette? Ma è un 8. Arsenale. Posso ammazzarlo? No, tu sorveglia i cavalli. Lo sistemiamo noi. Sai che è la prima volta che vedo un prete falso? No. Vigliacchi! Carogne! Vergogna! No! Lasciatemi! No! Ai! No, le gambe, no! Sapevo che mi avresti ripreso, ma io non volevo scappare. Cercavo un posticino per fare la pupù. Ecco, io qui ci scrivo Bobo il ladrone, grande cacone. Ehi, Bobo, quando sei nato? La mamma non ha mai voluto dirmelo. Beh, inventa una data. Quella della morte già la so. E oggi? Jesse, perdonami, non la faccio più. Scava. Non faccio più neanche la pupù.
Ti ho detto di scavare, ti voglio seppellire in piedi. Scavo, scavo. Ma un giorno Conny saprà che mi hai ucciso come un verme. E io che ero sicura di aver trovato il socio furbo. La mente che mi avrebbe fornito il piano infallibile. Tre compari, tre fregature, mi sono stufata. Da adesso in poi farò tutto da sola. E smettila di fare quei versacci. Forse vuole solo avvertirla che ci sono qui io. Oh mio Dio. Piacere di rivederla, Conny. Io... Lo sapevo. Sapeva che cosa? Che ci saremmo rincontrati. Ah, ecco, vede, a Cartney io ero... Bobo, Fernand, il prete fasullo. Senta, dia retta a me. Se ci tiene tanto a quell'oro, perché non viene con noi? Ah, e se poi riesco a portarglielo via? Accetto il rischio che vinca il migliore. Ah, Jesse, sei meraviglioso. Farò del mio meglio per riuscire a portartelo via. Sì, è in gamba. È anche carino. Ma come puoi fidarti di lei? Non mi fido. Ma finché ce l'ho sott'occhio sto tranquillo. Eccoci di nuovo insieme, Conny. E stanotte, mentre gli altri dormiranno, noi due faremo un po' di su e giù. Una chiesa. Ah, finalmente. È una settimana che non vado a messa. Lo conosco, questo posto. È abbandonato da anni. Allora possiamo sistemarci là dentro. Ah, meno male. Non vedo l'ora di dormire un po'. Siamo tutti stanchi morti. Beh, ci riposeremo tutto il giorno e ripartiremo al tramonto. Che è successo? Gli indiani! Niente, continua a dormire. Che sensazione dormire sull'oro. Mi sembra addirittura morbido. Nei tempi sì, che ero un gallo. Quante ne ho fatte con quella molle chiappa d'oro. Chissà adesso come sarà ridotta, la chiameranno chiappa di piombo. Ma quando guardo questo cielo così azzurro, mi sento in gamba come allora, come quando ero nel Montana e combattevo contro la banda di Sartana in pianura e quella di Trinità dei Monti. Una volta un bandito voleva assalirmi alle spalle, come se fosse facile assalire alle spalle. Ora, amico, ti faccio scoppiare la cavessa come una zucca. Già, ma se mi spari darai l'allarme ai miei amici. Sì, darò l'allarme anche al tornado che sta molto vicino con su sombre se ci sarà una bella fiesta. Una proposta. Loro metà per uno io e te, ci stai? Amico, tu credi che io sono un cretino? Sì. Brucia! Sei ancora tu, mestizio, non ti balla! Aiuto! Io ti faccio volare! Ti prego, amico! No! Lasciami! Aiuto! Aiuto! Aiuto!
vorrei sapere chi mi ha bruciato il culo, porca vacca. Sarà meglio entrare dentro. E perché? Sta arrivando il tornado, bisogna organizzare la difesa. Non ti preoccupare. Eh? Mi è venuta un'idea. Ma non ti fa male la testa con tutte queste idee? Hai fracassato tutto il tetto, Pampero. Sì, ma l'ho fracassata con mi capocion. Ma dove stan? E sta nella iglesia, capo. Oh. Vamos, hombre! Tu saresti il tornado? Sì, detto il castigo de Dios y el matador de Trinidad. Butta quel catenaccio. Anda, anda! Speriamo che non mi caschino i calzoni. Ai, sempre il capocion! E le cassette di oro? E los otros? Están en la iglesia? Sì, sì. Senti, tornado, io non ti chiedo pietà per me né per mio figlio, ma lì dentro c'è anche... Ehi, colonnello! Colonnello, aspetta! Generale, un momento! Coronado! Decorado! Una muchacha! Il tornado abbia almeno pietà per Elisabetta, la fidanzata di mio figlio. Elisabetta, muchacha bonita. E tu? ¿Es la novia de esto, pendejo? ¿Qué vuol dire, pendejo? ¡Estronzo! ¡Agli ordini! Dóname un beso, ¿eh? Bueno, davanti a tutte queste persone. ¡Todos afuera! ¡Guardones, anda! ¡Anda fuera de las balas! Elisabetta, tú estás muy linda, bonita, y sei bellísima. Ora tu verás conmigo, vedrai che cosa ti farò. È bella. La muchacha sarà servita muy bien. El tornado, quando tiene una muchacha, la fa muy contenta. Davvero, signor? Sono cornuto. Ora, Elisabetta, che cosa farà dopo questa disgrazia? La puta. Aiuto! Prendetemi il culo! Tengo la chiappa fumigata! Acqua al culo! Maldito, no? Aiuto! Acqua, hombre, acqua! Ho sentito un tuono, sbaglio? Altro che tuono, qui pioveranno messicani fino a stasera. Ti stava benissimo il mio vestito. Ah sì? Eppure mi tirava un po' quassù. Jesse, ma ti pare questo il momento? Lascia stare che dobbiamo partire. Oh, per la miseria, che diavolo è successo? Gesù, Giuseppe e Maria. Porco Giuda. Andiamo. Forse c'è rimasto qualcuno là dentro. E questo sarebbe Fort Edwards. Già, quello che resta di Fort Edwards. Le guerre sono sempre state un cattivo affare per tutti. Cosa pensate che faccia un generale quando perde una battaglia? Se è un generale serio, muore. Se è un dritto, scappa o scrive un memoriale. Ma di un po', secondo te questo Briscott è serio o è dritto? Ah, secondo me non è né serio né dritto, gli mancano solo un paio di rotelle. Comunque a noi non ce ne frega niente.
Il generale non c'è, l'esercito neppure, dunque l'oro diventa nostro. Nemmeno per sogno, Bobo. O si è onesti o non lo si è. Beh, io non lo sono. Zitto, Bobo, papà ha ragione. L'oro va consegnato a qualcuno. L'avete trovato? Guarda, guarda chi si vede. Il tuo amichetto, Connie. Sono due giorni che vi aspetto. Ce ne avete messo del tempo per arrivare. Scusi tanto per il ritardo. Mi pento di non averti fatto fuori, francese. Mani in alto. Questa storia va troppo per le lunghe. Prendi l'oro e va al diavolo. Merci. Lo sai, Fernand, sei meno stupido di quello che sembri. Hai sbagliato a non avere più fiducia in me, Connie. Ma non è troppo tardi, Nesvan. Bien, chérie. Presto, disarmali. Scusa, Jesse, ma io devo stare con chi vince. Non ti muovere! Connie, aspetta. Jesse, dille qualcosa. Ma si portano via l'oro. Adesso la faccio. Che fai? La mossa della trotta. Lascia stare. Non lo dovevi fare, Connie. A brutto francese, figlio di mignotto! Tu fregato me, ma io te fare vedere chi è stelle Charbonnero! Sono rimasto solo. Per colpa tua io avrei fatto figura di merda. Tutta mia grande tribù scappata. Ma quale grande tribù? Erano quattro zozzoni mutanti. Ma adesso io te spanzare, mangiare tua pagliata con i gattoni e poi mi becco tutto l'oro. No, Connie, sparagli! Sparagli! Non siamo più soci. Adesso te la sbrighi da solo. Figliacca! Ma questi essere serci. Portacci loro. È stato semplice, pa. Tra queste macerie c'erano delle cassette uguali alle nostre. Io le ho riempite di sassi e sono quelle che Fernando ci ha rubato. È un genio. Ma non ho ancora capito perché ti chiamavano Gerusalemme. Ma povere suorine. Non potevano fare diversamente. Comunque, mi dispiace per Connie, solo questo. Già. Peccato che ci sia cascata. Cascata? Ci siete cascati tutti. Chi ha urlato? Tu, idiota. Ho sognato che Connie e Fernand spendevano felici e contenti il nostro oro. E io morivo dal dispiacere. Consolati, risparmiati di morire. Non l'hanno preso l'oro. È lì, sotto quella paglia. Senti, se credi che io... Ehi! Ma è vero! Certo che è vero. Lo sai che se ti lasciavo dalle suore, come minimo diventavi cardinale? E magari papa? E come no? Su, Jesse, apri le cassette. Fammelo vedere quell'oro. Beh, che succede, Jesse? Perché non riesci ad aprire? Stiamo calmi. Eh? E chi si muove? Gli sono saltati i nervi. L'oro fa questo effetto. Non c'è l'oro. È piena di sassi. Ho sbagliato cassette. Eh? Cardinale, eh? Ma nemmeno chierichetto. Jesse, hai vinto. Sei un demonio, sei un mostro. Nelle cassette che ha rubato Fernand c'erano solo sassi. Accidenti a te. Ma
Ma sei sicura? Chiedilo a Fernanda e al capo indiano, che stanno ancora a guardarli. Ci hanno fregato. Ragazzi, mi sta venendo un dubbio atroce. Qualcuno ha barato. Ma chi può averlo fatto? Oh, no. Adesso capisco. Quel figlio di una grandissima... Che gli prende? Signore, fa che non sia quello che penso io. E cosa pensi tu? Ma come? Un vecchio bandito rinnega il suo passato glorioso. Diventa onesto. Si mette al servizio della legge. E la legge lo tradisce. Ho paura che sia andata proprio così, pa. Lo sceriffo. Lo sceriffo è un ladrone. Ah, beh. Se adesso anche gli sceriffi si mettono a rubare, è la fine. Ci ha fatto scortare dei sassi. E lui si è tenuto loro. Brutto figlio d'un cane, per non dire di peggio. E tu, intelligentone, ci arrivi solo adesso, vero? Su, presto, torniamo subito a Cutney. Ma rifletti, è troppo tardi. No, siamo ancora in tempo. D'accordo. Partiremo all'alba. Ancora un momento, Jesse, si era staccato un ferro del cavallo. Ecco, l'ho riattaccato, adesso partiamo. Mi sembra di essere un corista dell'opera. Partiamo, partiamo, partiamo. E stiamo sempre fermi. Per me lo sceriffo è già a St. Martin a spendersi l'oro con una mignotta. Sta arrivando. La mignotta? No, lo sceriffo. Peccato. Sì, è proprio lui. Sta calmo, pa. Ehi, Billy. Billy. Salve. Bravo, Gianduia, ci hai dato una gran bella impiombata. Lascia che ti spieghi, Billy. Spiega, Gianduia. Vedi, io dovevo agire d'astuzia. Far credere che l'oro lo avevate voi e intanto correrei io la Briscoe, portando in salvo il carico. È chiaro, pa, lo ha fatto per il sud. Solo siete arrivato tardi, sceriffo. Briscoe e i suoi uomini non ci sono più. Ti sbagli. I suoi uomini, forse, ma lui c'è ancora. E con l'oro che gli porteremo noi, potrà ripartire al contrattacco. Ma che dici? Secondo me ha camminato troppo al sole. Ma quella non è la maestrina di Cartney? Sì, insegna trucchi e imbrogli. Dimmi una cosa, eri proprio deciso a portare l'oro al generale Briscoe? Sì, fino all'ultima pepita. E allora mi sono sbagliata. Su, non perdiamo tempo, andiamo a raggiungerlo. Chi? Il generale Briscoe. Ma perché? Sai dove trovarlo? Certo. Vuoi che una figlia non sappia dove è suo padre? Chi l'avrebbe mai immaginato? La figlia del generale Briscoe. Io l'avevo capito subito. Tu! Ah! Pedro! Ah! Avere tagliato corda. E dove sono diretti? Là, dove su le more. Fatti chiaro, amigos. Somos asociados por esta empresa, ma también loro se va a dividir en partes iguales. E ognuno per la sua strada. Naturalmente. Andiamo. Andiamo. Ce l'avete fatta, eh? Dov'è mio padre? Poco lontano, al di là della boscaglia. Bisognerà procedere a piedi. E così, la brigantessa è una patriota. Tu quale preferisci? Preferisco te. Su, ragazzi, questo affare è pesante. Dai, muovetevi! Ma sempre in questi momenti vi prende? Ehi, fra quei due c'è del tenero. Sergente, i n***i saranno al sicuro dove li hai lasciati? Certo. Generale Briscoe! Papà! Silenzio! Non mi fate perdere l'ispirazione! Papà! Papà! Connie! Ah, figlia mia! Connie! Vedo che neanche la sconfitta ti ha fatto passare la vecchia passione. Sai... Erano giorni che stavo aspettando e così mi sono rimesso a dipingere. Eh? Ti piace?
Ma sempre quella donna. Molto bella, generale. E dà un gran bel sorriso. Lo credo, è allegra, gioconda. Grazie, sceriffo, grazie. Anche a voi, soldati. Era un dovere, generale. Il Sud non deve morire. È stato un piacere. Un piacere? Abbiamo avuto gli indiani, un bandito francese, una banda di messicani e pure un prete finto. Ma adesso è tutto finito. L'oro è qui. Che si ferma è perduto! Riorganizzeremo le nostre truppe in ritirata e con un movimento a tenaglia chiuderemo il nemico in una grande sacca. Questo è più scemo di te. Dall'alto di queste piramidi, 40 secoli ci guardano. Tu avrai il comando del battaglione avanguardisti. Sceriffo, lei comanderà i cacciatori delle Alpi. Chi si è fregato loro? Ah, eccolo qua. Voi due, portatelo al carro a comando. Avanti, presto! Chi sarebbe quello? Questo è il primo carro. Ma quale primo, se ce n'è uno solo? Ah, finalmente. Ero stufo di sentirmi ogni tanto una pistola puntata alla nuca. Amigos, arriva Pompero! Avete chiuso! Pompero? Come sarebbe? Non era Sartana quello che faceva chiudere. E adesso via! Toglietemi dai piedi! Avrei dovuto impiccarti a Cartani. Parti, Joe. Questa sì che sarebbe stata una buona idea. Ci manca solo quell'indiano. Come si chiamava? Si chiamava... Aspetta... Cervo Nero. Perché, Decerode? Bonsoir a tout le monde. Jesse, ci manca solo il prete. Ah no, c'è anche lui. Au, mettere giù le mani. Fermo, pendeco. A me non mi vende niente. L'oro non è tuo, lascia. La pappa. L'oro è di tutti quanti. Non ci riprovare più. Ma il fatto a 5 che l'avete fatto a fare? Colla il sacco, il piano del piano. Non senti chi parlare del piano, questo sgallettato. L'anima dei mortacci tua. Potevano metterci un ascensore. Sergente! Signor sì! Rispetti quel reverendo! Ma non è un reverendo, è un figlio di puttana! Lo rispetti lo stesso, in memoria della madre! Cosa fate qui dentro voi? Parola d'ordine! Nessuno lo ricorda, eh? Neanch'io. Non mi rompete il comando! Sergente! Libertà di arresti! Ancora non siamo partiti! Sergente! Agli ordini, generale! La chiamo da mezz'ora! Cosa ne ha fatto di quel reverendo? I preti vanno rispettati! Non voglio complicazioni con lo Stato Pontificio! A chi mi assale alle spalle? Ah, ecco! Signor parroco, vuole chiudere quella porta, per favore? C'è corrente! Eminenza, si butti anche lei nel mucchio! Sergente! L'ora delle grandi rivendicazioni è suonata! Suoni anche lei! Sì, sì! Suoni! Oh, i nordisti, ho pazientato 40 anni alla vesta! Troppa! Sì, sì! Ma che cacchio di squillo è qui? Ah! Porta questa al generale Cambron! Signor sì! Che cosa ha risposto agli inglesi? Merda, generale! Appunto, dicevo, mi dia due cucchiai di questo. Abbondante! State divertendo! Niente paura, giovanotto! È un ottimo whisky! Sono in vista le truppe di Wellington! Farò una guardata! Ma è proprio suonato il generale Frisco! Mio padre è un grande generale! Ecco, permesso! 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 E quante perdite abbiamo? Tre e mezzo! Bene! Nessuno ci fa paura! Noi tireremo diritto! Va bene! Che cosa ha detto? Ha detto che dobbiamo tirare dritto. Per forza, qui c'è una strada sola. Come fai a voltare? E qui ci fermeremo per il giusto riposo del guerriero. Il generale Cambron non c'è! E chi se ne frega? Sì! Generale Cambron! Andate piano! Generale Cambron! Aiutami a riporre il reverendo! Oh, ma qui ci va stretto! Ma spingi! Spingi! Così mi rompo! Ma adesso noi due... Ma perché non mi levi di mezzo tutta quella marmaglia?
Ha una padella? Oh, vuol farmi due uova al burro, grazie. Ma non mi piacciono le uova. Le tiri in faccia al messicano che mi è antipatico. Ma che fresco dentro? Che vergogna! Che tavassi l'ammazzate! E stai muy contento! Li metto alla porta! Agli ordini, generale! Il tuo socio cervo bianco ti aspetta! Vieni, amico! Così hai chiuso anche tu! Ehi, pelliccione! Ti ho detto di buttare via anche quella cassa! Alleggeriamo il carico! Sì, generale, ma qui dentro c'è gente! Un altro reverendo! Ma c'è un'epidemia! E non mi rompere anche questo, che magari è un arcivescovo! Voglio vedere se questa volta ti sciogli. Ma che fa? Lo butta! Resterò senza cappellano! Siamo a terra col posteriore! Forza, Roberto! Sergente! Signore! Loro! Loro del sud! È senza più loro! Il sud che minchia può fare! Sergente! Carico! L'oro è fuggito, il generale e il sergente lo stanno inseguendo. C'è rimasto nessuno? Soltanto io. Ah, finalmente era ora. Ehi, esci! Non riesco a fermarli. Una mano. Da qua. Ferma! Tieni. Ehi, e che è successo? Non c'è rimasto granché. Possiamo sempre dire di avere una biga. Ehi, Conny! Ma sei impazzita? Dove vai? Vado a raggiungere mio padre! Il sud ha ancora bisogno di me! Oh, oh. No, dai, non te la prendere. Tanto quella non era il tipo adatto per te. Ma dico, ti sarebbe piaciuto ritrovarti quel generale come suocero? No. Quanto mancherà da qui fino a Carthy? Circa 25 miglia. E tu in 25 miglia mi spiegherai perché le suore ti chiamavano Gerusalemme. Ma certo, ma... Tu chiamavano così... Oh, cacciati! Oh! Ferma! Andate a Carthy? Sì, vedi, pa, per aiutare le suorine, proteggerle, difenderle, ero diventato una specie di bandito, un fuorilegge, e logicamente con un nome di battaglia, il nome di Melasurei. Melasurei, lo zorro del sud! E infatti nessuno l'ha mai visto in faccia, e quello sei tu! Ecco perché sei così in gamba! Ma perché ti chiamavano Gerusalemme? Gerusalemme? E appunto, Melasurei letta alla rovescia. Melasurei letta al contrario! Le mani! Tutto quello che è sulla carrozza è mio! Ehi! C'è un bandito là fuori. Adesso io esco e gli faccio la mossa della trappola. Ah, ma non hai riconosciuto la voce? È Bobo. Bobo? Sì. Ehi, voi, andate! Bobo! Ciao, Bobo! Ciao! Ehi, che fate? Aspettatemi! Io volevo solo scherzare! Aspettatemi! Mi lasciate solo! Jesse! Gerusalemme! Gerusalemme! E me la surei, letto al contrario! Cretino! Don't stop.